Namaste a tutti, torno a parlarvi di meditazione. Sento che c'è la necessità, tante di voi mi scrivono e mi chiedono, e quindi mi sembra il caso, anche visto il momento, di tornare su questo argomento. Io da qualche mese pratico yoga kundalini e devo dire che, come lo yoga in generale, mi ha cambiato la vita. Lo yoga kundalini è uno yoga molto più meditativo, è uno yoga che ti fa entrare in connessione proprio con la tua vera energia, l'energia kundalini, e aiuta proprio a scatenare la nostra energia interna. È un momento difficile per tutti, è un momento molto caotico perché all'esterno sta avvenendo di tutto, e quindi quello che faccio io per me stessa e quello che posso consigliarvi, fare sharing, come faccio sempre, di quello che funziona su di me, è entrare dentro di voi, trovare questa connessione, trovare questo nuovo equilibrio, ritrovare il nostro balance, curarci anche attraverso la meditazione. Ed è per questo che stasera voglio parlarvi di Kirtan Kriya, una pratica che ho scoperto appunto grazie a Kundalini Yoga e che sto praticando ormai ogni sera. Mi aiuta tantissimo, è una pratica che ci aiuterà proprio a ritrovare questo equilibrio mentale, a ritrovare l'equilibrio mentale emotivo, e quindi a curare anche tutto quello che ci opprime, ci fa stare male, non ci fa esprimere veramente e ci trattiene emotivamente. È uno yoga, una tipologia di yoga che sicuramente va proprio a curarci, ed è per questo che ci credo tanto e è per questo che vi consiglio di provare a praticare questo Kriya. È molto semplice, bisogna stare seduti così. Se volete il loto potete prendere il loto, se volete potete mettervi anche in posizione più semplice. La schiena è sempre dritta, l'ombelico è alla colonna, il petto aperto e il mento verso il petto, non in chiusura. Le mani andranno posizionate sulle ginocchia con il palmo delle mani rivolto verso l'alto, e dovremmo andare a toccare con il pollice ogni dita della mano attraverso poi un mantra che andrete a recitare, molto semplice, poi ve lo spiego. Ecco, questa gestualità, questi sigilli che facciamo attraverso questa meditazione, ci aiuteranno a mantenere la concentrazione e quindi a recitare meglio anche il mantra, ma ci aiuteranno anche a trovare un nuovo equilibrio per il nostro campo magnetico, ok? Quindi proprio a livello energetico. Perfetto, questo lo avete capito. Torniamo con le mani sulle ginocchia e parliamo di questo mantra. Il mantra è molto semplice: sa, ta, na, ma. Ok? Sono quattro sillabe e quindi si fa così: sa, ta, na, ma. La è sempre abbastanza allungata. Sa vuol dire infinito, ta è vita, vuol dire vita, na vuol dire morte e ma vuol dire rinascita. Quindi diciamo che è proprio come se fosse la chiusura del cerchio della nostra vita, l'essenza della nostra vita, del nostro essere umani, della nostra morte, della nostra rinascita. Ed è per questo che è molto curativo come mantra e come meditazione. Si può iniziare tranquillamente con un minuto a voce alta. Quindi così, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Un minuto bisbigliando, sa, ta, na, ma, sa,
Poi 2 minuti in silenzio, ovviamente voi dovete ripetere mentalmente il mantra e poi riniziamo con 1 minuto pipigliando e 1 minuto ad alta voce. Qui potete scegliere, quindi più diventate brave e abili e più aumentate il tempo da 1 a 5, quindi la parte diciamo in mezzo è sempre il doppio, quindi da 2 a 10. Lo sguardo è importantissimo, è in un punto tra le sopracciglia. Occhi chiusi e vedrete che vi lascerete andare proprio all'interno di questo mantra che diventerà quasi una trance ed è proprio questa la motivazione, perdersi dentro la nostra voce e dentro a questo mantra curativo. I mantra ovviamente sono in sanscrito e anche se non conosciamo il significato, vabbè, l'ho appena detto, però anche se non lo conosciamo già il suono stesso del mantra attiva a livello energetico qualcosa. Poi, vabbè, bisognerebbe parlarne veramente per ore. Quindi, intanto vi consiglio di provare questo Kirtan Kriya ogni sera, magari prima di andare a letto, iniziare da 1 minuto. E poi mi fate sapere come procede la vostra pratica. E ricordiamoci che possiamo trovare la serenità, lo so, è un momento difficile per tutti, anche per me, ma cercate di entrare dentro di voi e trovare un nuovo equilibrio ogni giorno, anche se le cose cambiano, entrate dentro di voi e amiamoci anche attraverso lo yoga. Namaste.